Buongiorno, sono Marina Minozzi, sono un funzionario storico dell'arte della Galleria Borghese e in questa giornata vi condivido con voi brevemente questa straordinaria esperienza che è quella degli studi e delle ricerche che abbiamo intrapreso già dalla fine del 2019 e che proseguiranno sulla deposizione di Raffaello ancora per alcuni mesi nel corso di quest'anno. Attraverso una serie di indagini che ci sono state possibili, abbiamo intrapreso sia una revisione della superficie pittorica, attenuando e rendendo omogenee solo alcune piccole discrasie che erano sulla superficie pittorica. Questo per sottolineare che non si è trattata della necessità di un restauro. L'opera è sostanzialmente, non solo è sempre stata monitorata nel corso di questi anni, ma è un'opera che si presenta ancora in ottime condizioni. Qual è la nostra finalità? La nostra finalità è quella della conservazione preventiva, e cioè gli studi non soltanto sulla superficie pittorica, che sono di straordinaria importanza perché ci permettono, attraverso le nuove tecnologie, di vedere quanto prima non era possibile vedere, dal tratto, dal comprendere anche il tratto grafico, la sua natura, in un modo che prima era solo parzialmente possibile, non del tutto impossibile, ma parzialmente possibile, all'osservazione della struttura del supporto, che è stata oggetto di un grande restauro degli anni 70 dell'Istituto Centrale del Restauro, ma che oggi con tecnologie più aggiornate viene monitorato, e si sta valutando anche la possibilità di ottenere dati in forma continua attraverso dei sistemi assolutamente non invasivi e poco dispendiosi, che ci permetteranno in futuro di avere costantemente il movimento della struttura di supporto H24. Non solo, ma è in programma anche uno studio, un modello matematico che ci consenta anche la proiezione di eventuali differenti scenari riguardo ai dati che vengono prodotti, grazie ai dati che vengono prodotti. Questo proprio a sottolineare che il nostro compito non è solo quello di intervenire per affrontare un restauro che spesso cambia il volto di un'opera. Quando è necessario, questo è stato fatto. Non è il caso della deposizione. Sulla deposizione, oltre agli studi che si stanno svolgendo, perché il materiale è sempre vastissimo su un'opera come questo, l'intento è proprio quello di conservare quest'opera per sempre, nella consapevolezza di quella che è proprio l'essenza del nostro lavoro.